lei no. Super felice. Come sta? Bene, bene, felicissimo, è una forma fantastica. Lei, ma come va il partito? Tutto bene, devo dirle che la Puglia è un partito a sé. Noi facciamo un luogo indipendente nel quale tutto il resto viene filtrato dalla nostra voglia di abbracciare anche le cose più strane e diverse che arrivano. Questa è una terra aperta. Quindi è felicissima di oggi. Un pochino ci approprieremo di lei. Con le chiavi sono contento. Noi ci prendevamo tantissimo. Adesso le devo confessare che io sono uno di quei piccoli migrati al nord nel cinema in periferia con mio padre a vedere per un pugno di dollari, tentò di attirare Clint Eastwood che stavano per sparargli da un tetto gridando nel cinema. Questa cosa è rimasta famosa, mi ha detto il maestro Tornatore che siamo stati parecchi perché gridavano per avvisarlo. Quindi io nel cinema mi medesimavo totalmente e quindi ogni sua nota musicale mi ricorda, ma adesso mio papà non c'è più, puoi immaginare che adesso sono entrato e c'era... E faccio il fischio e il pugno d'oro. No, canto. Quindi sono... Non c'ho fischio. No, ma è qui, questa è la cosa più importante. Mi fa piacere vederla. Ripeto. La vedo anche in televisione, però. No, ma io adesso non la lascio fino a che lei va via. Siamo sempre insieme. Io sono onorato che lei sia venuto qua. Ma io la vedo in televisione spessissimo. Però lei, vabbè, non ha idea di che cos'è lei per ciascuno di noi. Quindi... mi sono vestito anche molto più elegante del solito. Io di solito vesto diciamo, in maniera abbastanza arrangiata, invece oggi dovendo a incontrare mi sono messo il vestito. Sì, tutti e due eleganti. Ma sai che quando ha visto me... Che sono mani importanti. Quando ha visto me il Tornatore senza cravatta, te la tolgo anch'io. No, tieni, perché vedrai anche il Presidente. Questa volta oggi se la metto. Signori, chiedo scusa, se ti sto...